Salone Nautico 2021, sono nello stand di Jogger Boat e sono a bordo del nuovo 580, il Barracudino, così come lo chiamiamo ormai regolarmente, un nuovo battello da pesca realizzato da Jogger Boat. Eccolo, vediamo delle immagini in navigazione, uno strumento da pesca, una fishing machine veramente di livello. Vediamolo ora nei suoi particolari, un ampio spazio di prua adatto sia per la pesca che per l'installazione del prendisole, un gavone molto ampio in cui ricorre un sacco di cose, con conto stampato, un altro volume di stivaggio sotto il sedile anteriore e un altro vano molto pratico sotto console in cui comunque abbiamo l'impiantistica, uno stacco a batterie, quello che è necessario per il funzionamento elettrico, e poi andiamo verso la parte posteriore del nostro battello, che è una seduta che ha la possibilità di trasformarsi anche in imposto, ecco, inclinando semplicemente la spalliera, e poi sotto al sedile troviamo un altro spazio interessante dove riporre tutte le mille cose che noi pescatori ci portiamo appresso. Pozzetto, vasca del vivo e, signori, non c'è che da andare a pesca. In una vecchia intervista che avevamo fatto sul Barracuda 650, il suo fratello maggiore, una barca che può essere anche adatta a qualcuno che va con la fidanzata a pescare e quindi lei si mette a prendere il sole mentre il suo compagno pesca. Però è anche una barca veramente da pesca professionale. L'abbiamo studiata anche per i senza patente, quindi abbiamo una motorizzazione minima da 40 cavalli per arrivare fino a un massimo di 130 cavalli. Quindi un battello molto versatile, un po' per tutti. Motorizzazione massima? 130 cavalli. Ah, giusto, ce l'hai già detto. Sì. E il serbatoio ha una 110 litri. 110 litri, quindi un'autonomia assolutamente, esatto, ottimale. Bene Cinzia, io ti ringrazio. Grazie a te. Sei stata molto gentile nell'ospitarci e speriamo di provarlo presto in mare con un battello del assolutamente genere. Assolutamente sì.